Lando, chi è il primo che ti ha presentato come foto, come fotografo, come super tifoso, come conte, come persona meravigliosa? Un certo Massimo Ruggeri. Conosco, chi è? Oh, un tale che ogni tanto va in televisione e dice quattro cose. Tu sei affezionato, tu sei fidanzato con la signora in giallo rosso? Io sono fidanzato con la Roma e poi è chiaro che tutto quello che è giallo rosso per me è come se fosse fratello, sorella, figlia, tutto quanto. Esatto, tu sai che il tuo cervello lo stanno studiando, quindi che cos'è che ti ha spinto a fare questo libro? La passione e l'amore per la Roma è una certa dose di follia. Come si svolge la tua vita? La mia vita si svolge facendo male o comunque così così il lavoro di avvocato e facendo come hobby e come professione il viaggiatore, in cui durante questi viaggi prima metto la bandiera della Roma e la maglietta del capitano e poi parto. Il 26 maggio 2013, ti ricorderà qualche cosa? Sì, è stata una data fatidica che però secondo me dissi che poteva essere lo spartiacque per ripartire e infatti decisi dopo quella partita di pubblicare questo libro per dimostrare a tutti che la Roma è la Roma, non si discute e si ama e che poi noi, come diceva il grande Alberto Sordi, noi siamo noi, eccetera eccetera. Allora ringrazio i laziali per quel 26 maggio che ci hanno donato. Ma grazie, già li dobbiamo ringraziare per lo scudetto che vinsero nel 99-2000 che ci portò lo scudetto successivo nostro. E per quanto riguarda invece gli arbitri, tu sai che in studio ci abbiamo un certo Gianfranco Giubbio che dice che è sempre tutto regolare, che non esiste niente. Qual è invece il pensiero di Lando Sabbiti? Ma il pensiero mio è che noi abbiamo vinto sul campo 5 scudetti, 2 ce l'hanno rapinati, uno l'Inter e uno la Juve, e 3 l'abbiamo regalati noi. E invece quest'anno tutto regolare? Per ora noi sì, la Juve no, ma questa non è una novità, è classico. In Italia il potere, chi ce l'ha, come diceva Andreotti, no? Logora chi non ce l'ha, loro ce l'hanno, hanno ripreso ad avercelo, però la Roma di quest'anno, io non voglio parlare come tanti dicono, mi voglio buttare, il trucche e quella. Noi abbiamo una squadra che può ragionevolmente lottare per lo scudetto, poi può pure non vincerlo, però ha le possibilità e come tali noi dobbiamo batterci, anche contro gli arbitraggi a favore della Juve. Domanda difficile, un proverbio da consigliare a Garcia? Ah, lui ha già detto la cosa più grande di tutto il mondo, che abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Quello, dopo che ha detto quello non c'è altro da aggiungere. Ma quindi Garcia è simpatico, cioè per te è bravo, ha indovinato, è stato fortunato? La fortuna della Roma è stata la sconfitta con la Lazio, sembra folle quello che dico, però ha fatto sì che prendessimo finalmente un grande allenatore. Bene, che dedica mi farai sul libro? A Massimo Ruggeri, amico romanista, grande telecronista o grande presentatore della televisione, oramai diciamo che ha usucapito perché sono 20 anni che ci sta ammorbando con le sue trasmissioni.